Ryan. Va direttamente. Ok. Volevo girare un pochettino sopra. Arrivo, Ryan, eh. Cosa stai facendo? Hanno spostato il campo da minigolf. Ah, ha piantato. Ta-da! Cosa ha piantato? La rosa o l'albero? It's a L'albero. tree. Lo vedo. Thank you, wilderness expert. I was more wondering why. Un albero sopra un tetto. Ma regge? Cioè My le mom boh. used to get insomnia when I was a kid. She'd drive over here to the lantern, 3 in the morning, to work in the garden. Sometimes she'd take me with her. It's always been a special place for me. I hope it can be for you too. I should have been taking better care of it. Come on. You've had other stuff to worry about, like totally killing that set. You're such a rock star. Thanks for everything. I had Gang. fun. So did the audience. You know they're gonna make you do it again next year, right? You good? Yeah, fine. Guess I've just been too wrapped up to think about what the future looks like. Okay. So let's think about it. Alex's future in Haven Springs. The major motion picture. The ride. On ice. Close your eyes. It's morning. Chilly. You can see your breath. You're walking down Main Street on the way to work. Where? Sì, letteralmente sotto di noi, però beh, effettivamente il negozio di dischi forse mi piace di più. Però ti direi qua. The lantern. Okay. Kind of a Cioè, safe cacchio, ci choice, abito but sopra. Vuoi I get it. mettere? So after work. Sun's still up for another couple hours. It's warm now. You're carrying your jacket under your arm. What's the plan? No, trekking no, cioè per tipo neanche 2 ore di roba, ma poi dove vai qua vicino in poche ore? Ti metti a suonare. Sit right here on the roof Esatto, qua in and play my terrazzo, al guitar. molo, comunque Smart. posti carini Stay ce ne in sono. practice. Only a few more months till the next Spring Fest. Anyway, someone's at the door. Who? Only the coolest person in Haven Springs. He walks up to you in an extremely cool way. His plaid jacket swaying in the breeze. Work. Yeah. I'm not trying to get you to plan out your whole life, but if you decide you wanted to put down roots, Haven Springs will always make space for you. Was that a gardening pun? No. I really care about you, Alex. A lot. You're the most amazing person I've ever met. Ma direi che adesso ci sta. Come on, dummy, kiss her. Kiss her. I really want to kiss you right now.
Let's go, boys! Let's go! Ora volevo, però io voglio la storia con Ryan. Non voglio guidare Alex, io voglio guidare Ryan. Che cacchio. No, questo non credo sia possibile, ma va bene. Comunque, no, vabbè, lo dico alla fine. Ho interpretato male l'inizio del gioco. Wanna rejoin the festivities? I'll get you a funnel cake. Maybe you could save me one. Yeah, of course. I'll see you down there. Chi vede? Ah, cacchio, è vero. Hey, Gabe. Mi ero ricordato della chiavetta di Pike. I think I solved it. Why you died? Who's responsible? Isn't that crazy? I'm out of threads to pull. Which is terrifying. Because on the other side of all this, after Typhon, after you, there's just normal life. I was kind of counting on you to show me how to do that. But I think I can figure it out. I just wish you were here to see it. Oh, also, I kissed Ryan, so that happened. Vabbè, quello è un extra. Musica, cacchio, questa, la voce di questo, io non so perché me la ricordo, ma non credo di aver mai sentito questa canzone. Non è male. Non è malaccio. Sì, comunque tipo io all'inizio, quando era stata presentata lei e tutto, cioè solo a guardarla e conoscendo Life is Strange, come hanno fatto praticamente le cose, soprattutto col primo, con il fatto appunto che Alex mettono un pochettino le minoranze, no? I do. It's all here. Gabe's call, their secret plan, the cover-up. You need to come with me to the station. Alex? Don't make this hard. L'ho detto io. Non si ruba. Sì, comunque tutte le minoranze, eccetera, pensavo che tipo fosse lesbica, eccetera. Che poi in realtà credo che tu possa anche intraprendere quella strada lì, in caso. Però è carino il fatto che ti facciano scegliere. Probably isn't how you pictured your first spring festival, huh? Not exactly. Beh. Coffee? Volentieri. Coffee would be great. Thanks. Non ce l'abbiamo. I don't know why I offered, we're actually out. No! Pike, why am I here? Nella mia testa era carina e lo è stato. The long and short of it is, Diane is charging you with stealing her USB drive. E l'ho trovata per terra. Possiamo dire che l'abbiamo trovata per terra? Chiedo.
steal this USB drive or not? No. At least tell me you looked at it. I can't. Sorry. You're conducting an investigation into Typhon, right? Everything you've been looking for is on that drive. Despite my best efforts, the case is closed. The order came down today. I did what I could, but you know, wasn't there. Che stronzata è? Sorry, Alex. Ma che vuol dire? Ordini di chi? The order came down today from who? High up. Boss's boss's boss. It's not my job to know. Look, what happened to my brother wasn't an accident. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. But let's say it is. The issue is, you stole Typhon's property. I can't work with that. Sì, è chiaro come cosa. Posso comunque dire che l'ho tratta per terra. Io ho trovato una chiavetta per terra e che ci devo fare? Ve l'ho data. Punto. Okay, I get the point. I'm sorry I stole the drive, but... Apologizing isn't enough. No, assolutamente no. Alex, you're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. 5 to 10, easy. Sì, la seconda è buona, però non mi sembra il caso. You're telling me I might go to prison for this? For 5 to 10 years? It's not that bad. I talked to her, and despite how angry she is at everything you did, she's willing to let it go. Mark, firmi la liberatoria. If you agree to drop everything, chiaro. Typhon won't press any charges. È già così, no? She's only offering that deal because she knows I have her. She's guilty, Pike. Even if you're right, your only evidence is inadmissible. Questo mi ricorda molto Ace Attorney. Che tipo, tu hai la prova. Ah beh sì, non avrei comunque firmato. Alex, no. Cioè, tu hai la prova ma non puoi mostrarla perché dici, come l'hai ottenuto quella prova, eh? Cioè, è uguale. Don't you want to know what it is? What do you mean cover it up? Another blast, unannounced. Set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Like I said, it doesn't matter. Alex, please, just sign the form. And we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No, it's not an option. Che è spaventato lui? What are you so scared of? È stato comprato anche lui, diciamo, minacciato. See for yourself. Shit. What could be in that envelope? Fuck me. Leggi prima questa. Typhon Mining Company accorda di rinuncia di zona responsabilità, ma non company esonerante, eccetera, 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 contro Alexandra Chen.
Indicata come esonerato, accuse, un crimine federale, bla bla bla. In cambio, l'esonerato deve cessare di desistere e tentare di diffamare, sorvegliare o danneggiare l'esonerante in qualsiasi altra maniera. Sì, cioè, lascia perdere tutto. Dimmi un po'. Alexandra Chen, versione: il fratello Gabe Chen è morto in un incidente collegato alla detonazione. L'analisi del soggetto ha dimostrato di avere una forte determinazione ed efficacia. Sentimenti negativi sono presidi non per il livello di lutto abituale. Inoltre sembra che il soggetto sia in possesso di informazioni e dati riservati. Priorità della minaccia 1. Abbiamo iniziato a seguire il soggetto per l'incontro con McLaughlin. Quel giorno che avevamo parlato con lui, che ci ha detto quelle cose. Ha parlato con un nome identificato come Ryan Lucan. Nessun'altra informazione. Ryan Lucan, quando ci abbiamo parlato? Il pomeriggio? Il soggetto ha passato 3 ore nell'appartamento. L'analisi wifi dello schermo indica che c'erano informazioni incidenti riguardo alla storia della Typhoon e previ dispute legali. Il soggetto ha parlato con la cliente al Black Lantern. Sembra che il soggetto abbia rubato un oggetto della cliente. Questa della chiavetta. Quindi, cioè, praticamente ha mandato un tizio o delle telecamere comunque a spiarci e tutto per pedinarci. Gabriel Chen è morto in un incidente collegato alla detonazione. Aiuta Alexander Chen e la sua campagna contro la Typhoon. È stato coinvolto nell'incidente e ne è uscito estremamente sconvolto. Il soggetto conosce molto bene la topografia e i cittadini di Haven. Ah, questo è quando è morto quella sera. Stephanie Gingrich. Gabriel Chen è morto in un incidente collegato alla detonazione. Aiuta Alexander Chen nella campagna, ha dimostrato di essere molto ingegnosa e pericolosa. Ah, aspetta un attimo, ma... cioè, non è solo me, sono anche gli altri. Tra l'altro Steph è priorità 2. Noi siamo 1. Godo. No, però ho capito, ce l'ha anche con gli altri. Is this a threat? Quindi non è solo con noi, ma finiscono male anche gli altri. The Typhon, a global organization with billions in revenue, an army of lawyers, and who knows how many politicians in their pockets would just throw up their hands and say, "You got us." Penso di poter tenere giustizia. I thought I could get justice for Gabe. Yeah. Well, Typhon has their own idea of justice. Shit. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. Learned the hard way that it's not possible. They're too big, too connected, too ruthless. You can hate me if you want, call me a coward, but I don't want to lose you like we lost Gabe. Pike is terrified of Typhon. I bet if I took his fear away. But it's not just about me. Steph and Ryan are in danger too. Fuck. I want to hurt Typhon so bad. But can I really put their lives at risk along with mine? Bisognerebbe parlarne con loro. Cioè, io non posso firmare. Se firmo, cade tutto. Devo, cioè, bisognerebbe avere più tempo, ne vado a parlare con gli altri della situazione e poi si vedrà. Do you want to risk your life over this? Gabe, Mac, Alex, who's next? Fuck. 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 Just keep your head down, Tony. You're just a shit heel. Typhon's major league. Typhon doesn't lose. Typhon disappears, people. Let them get killed, not you. Cioè, il fatto è, se denuncia la Typhoon, che cosa succede?
Cioè, se è un'azienda talmente tanto grande, che cosa succede? I know you think that Typhon is too big, too invincible. But they're not. Insomma. I will bring them down. I just need your help. Cioè, cosa fai? Paghi una multa? Mandano in carcere qualcuno che probabilmente uscirà 2 giorni dopo? Dio, non lo so, forse è una roba italiana. If not for me, then for Gabe. Please. Fuck. I'll think about it. Thank you. Get the hell out of here. Really? Alex. Be careful. No. Più che altro. Cioè, il fatto è anche se non denunci, sei al sicuro. Boh. Cioè, sei al sicuro da loro adesso che sanno che tu sai. Non sei più al sicuro. Jed. Quando hai possibilità vieni a salutarmi. Vieni da me a parlare. Ok. Non si ha, cioè, nessuno è più al sicuro. Entri in qualcosa che... Those pictures. How long have they been watching us? And what will they do if... Cioè, questa cosa è devastante. Sapere che appunto non sei più al sicuro, non neanche stare in casa ti salva, neanche fuggire e andare in un altro paese credo che ti salvi. Perché a volte tipo mandano i sicari, no? Tipo dall'altra parte e ti vengono a prendere. I have no idea what to do next. Maybe talking to Jed will help me feel better. Boh. First, I need to get out of this dress. Okay. Sto pensando tipo a che cosa potrebbero fare nel gioco. Time for a change of clothes. Del tipo, appunto, se vogliono fare un che ne so, un cliché normale. Oh, tutti vissero felici e contenti, viva la giustizia e si salvano tutti. Non lo so. C'è una paletta. Ah, forse l'ha presa cosa. I need fresh clothes. Sì, ci ho capito. Ma non manca 2 minuti. Might as well go talk to Jed now. Vado. Palle, chi sei? Stavo pensando. Col vestito da bardo? No. Niente vestito da bardo. Si sa mai, eh. Hey, Jed. There she is. Have a seat. Something tells me you've had a more exciting spring festival than you planned for. You saw Pike arrest me. Okay. Dicevo Ryan. And let you go, apparently. Then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. But first, you have to let me know what's going on.
Fuck it. What have I got to lose? La prima sni, però questa è vera, ma non solo Ryan. I've been chasing proof that Typhon was responsible for Gabe's death, and I found out they buried something, a secret. Now they're threatening me and Steph and Ryan. Threatened? How? Pike showed me photos. Typhon's been watching us. I'm not giving up, Jed. Not ever. Più che altro io mi chiedo, scusa, far foto in una, tipo in casa, mentre sei in casa privata e tutto, non è illegale? Cioè, quando è che diventa illegale far foto? Cioè, quando te lo tieni per te. Cioè, io posso fare una foto a qualcuno e tenerla per me, però una volta che la divulgo, diventa illegale. Mi pare. No? Però se io sono in casa mia e mi fanno una foto e la divulgano, è illegale. Poi mi dì al bar, qua ho fatto una foto al bar. Quello no. Non ho visto bene, effettivamente. Wait. You're telling me you knew that Typhon's crooked this whole time? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. I know what they buried in the mountains. Tell me. I'll do one better. Te lo farò vedere. Si va di già a vedere cosa ce l'ha? There, ok. Up ahead. Cioè, già ci fanno le foto in casa, telecamere, eccetera, e tutto. Andiamo direttamente lì sul posto. About two clicks that way is the mining site where you search for Ethan. Five clicks that way is town. What is this thing? Ventilation shaft. They're scattered everywhere. Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. Non mi spingere giù, eh? Jed, why are you sad? Sorry, kid. Jed, what are you doing? I tried to talk you out of it, scare you off. I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick. L'aveva fatto lui, okay. But you were relentless. Won't leave damn well enough alone. You don't have to do this. I do. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. But Typhon made me a deal. A way to save my town. Give my boy a normal life. I never wanted Gabe to get hurt. Go to hell.
E mo'?